Movida Loca Television. Seconda mostra amatoriale canina Nuzzo, anche Gigio Rosa in qualità di Radio Marte. Ciao Gigio. Anche in qualità di cane, devo dire, cioè, uno dei tanti cani che ci sono anch'io che sfido. No, scherzi a parte, intanto complimenti per l'organizzazione, Mario, davvero, insomma, è encomiabile. Poi mi fa piacere perché è proprio un passo da casa mia, quindi sono venuto a piedi praticamente qui. È un posto meraviglioso, in un ambiente così aulico, potremmo dire, in mezzo alla campagna, nel verde, insomma, davvero un posto straordinario e ovviamente un evento organizzato anche nel giusto momento, nel momento in cui bisogna spiegare a tutti che i cani non si abbandonano, ci avviciniamo all'estate, ormai ci stiamo dentro, quindi sappiate che i cani che vi hanno regalato a Natale, i cani che avete avuto in regalo per qualsiasi motivo in quest'anno, negli ultimi 2 o 3 anni, per favore non abbandonateli e affidateli. Vi diamo una mano noi, se non potete tenerli contattate Radio Marte, contattate Mario, contattate noi su Facebook. Noi vi daremo una mano ad affidare questi cani ad altre persone, ma non abbandonateli perché tanto varrebbe ucciderli. È la stessa cosa, non lo fate per favore. Guarda Gigio, un mega spottone, io ti ringrazio perché ecco, l'unico scopo della giornata, un grande evento e solo dove i più grandi eventi contano, c'è Radio Marte, ci siamo noi, ma poi il ricavato di questo evento va devoluto per l'intero al rifugio di Charlie di Acerra in provincia di Napoli, proprio perché lì si radunano tutti i trovatelli, questi cani abbandonati, e poi siamo in virtù dell'estate in cui i signorotti vanno lì a divertirsi e i cani possono anche morire. Assolutamente, è una cosa, è un malcostume purtroppo ancora esistente in Italia. Devo dire una cosa però, si sta facendo moltissimo per i cani e soprattutto, lo voglio dire, in Campania stanno nascendo iniziative davvero come funghi e mi fa molto piacere, io le appoggio davvero tutte. Ho avuto cani per tutta la vita, si può dire che da 3 anni non ho un cane, ma sono i primi 3 anni della mia vita in cui non ho un cane e credo che durerò ancora poco, perché tra un po' sicuramente farò mio un trovatello, non andrò a comprare un cane, ma questo non perché siamo contro i negozi di animali, ci mancherebbe altro, o in chi alleva i cani, semplicemente per una scelta mia io preferisco prendere un cane da un canile o comunque un trovatello e crescerlo, ed è una cosa che farò soprattutto perché ho 2 bimbi piccoli. Allora, come il signor Serretillo è un socio onorario del rifugio di Charlie, anche tu da questa mattina sei diventato socio onorario. Fatemi la tessera subito, ditemi quanto vi devo, perché insomma, su queste cose io non lesino mai. Grazie Gigio Rosa. Grazie a te Mario, in bocca al lupo, viva i cani, sempre viva i cani. Accanto a me Visvi Travel, Simona, benvenuta. Sì, ciao. Allora Simona, chi è? Visvi Travel, la responsabile, colei la quale nella pesca a 4 zampe ha omaggiato al primo estratto un weekend. Dove li mandiamo? A scelta del vincitore. Ma con una variante, nel senso che no, sono in 2, anzi in 3 ad andare, perché la coppia più il cane. Ovviamente. Ci voleva. Senti, nazionale o internazionale poi il weekend? In Italia? Sì, in Italia, nazionale. Nazionale. Allora, Visvi Travel, diciamo che cos'è e dove si trova? Visvi Travel è un'agenzia di viaggi specializzata in last minute, in qualunque servizio e in viaggi su misura soprattutto. Noi ci troviamo a Curti, in via Vittorio Veneto 60. Per qualsiasi cosa potete contattarci. Anche i contatti sono questi qui che trovate qui sotto. Visvi Travel, Curti, in provincia di Caserta. È un consiglio mio di Mario Pelliccia, di Simona, di Movida Loca Television. Simona, sai adesso dove andiamo? Dove andiamo? Vado ad intervistare il presidentissimo Lino Nuzzo, l'organizzatore della manifestazione. Wow. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao Simona. Ciao. È sotto il sole caldo, arroventato, penso siano almeno 40 gradi di Casagiove in provincia di Caserta. Si è conclusa in questo momento la seconda mostra amatoriale canina Nuzzo. Accanto a me Lino Nuzzo, il presidente. Grazie Lino. Grazie a voi, vorrei ringraziare Radio Marte, Mario Pelliccia, Movida Loca e... Insomma, tanti presupposti c'erano, una grande festa è riuscita. Sì, è andata benissimo. Diciamo, la mostra amatoriale, non professionista. Perché? Perché tutti devono venire col proprio cane e giocare insieme a noi. Giusto. Ed è solo uno scopo per divertimento e per beneficenza. Ovviamente beneficenza, mi hai dato l'assist giusto, perché l'intero importo ricavato sarà dato al rifugio di Charlie, via località Pezzalonga ad Acerra in provincia di Napoli, e tu ti sei mostrato alla grande in questa iniziativa. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti, a tutto lo staff ci hanno sostenuto. Ovviamente Movida Loca Television, Radio Marte, come nei più grandi eventi ci sono. Questo è stato un grande evento, seconda mostra amatoriale canina Nuzzo, Casagiove, Caserta. Movida Loca Television.